le amiche di Sati, in questo caso le amiche di Murat Idea Park, incubatore di imprese e progetto della Scuola di Scienze Aziendali Piero Baldesi. Abbiamo qua con noi Elena Nanni, ben ritrovata Elena. Ciao Eva, ciao, grazie ancora dell'invito. Ormai siamo le tue le corrispondenti di Lady Radio dal complesso Murate, no? È vero, coordinatrice del progetto Murat Idea Park. E poi abbiamo Yolanda Castellana, responsabile comunicazione e digital marketing di Sati e di MIP. Quindi insomma, oggi è una puntata al femminile. Ciao Yolanda. Totalmente, ciao Eva, buongiorno. Permettimi Elena di ringraziare Yolanda perché insomma vabbè, lavora per voi, però sta facendo un lavoro anche per noi veramente egregio e per questo la ringrazio, perché facilita anche il mio compito, quindi grazie ancora davvero Yolanda. Allora Elena, mi associo anch'io ai complimenti a Yolanda perché è stato un ottimo acquisto. È vero, ragazzi, oggi puntatona non solo al femminile ma di complimenti, che sviolinate quest'anno. Esatto. No, comunque non si regala mai nulla, cioè o ci si meritano i complimenti oppure nulla. Brava. Quindi vuol dire che guarda, è tutto, te lo dobbiamo Elena. Elena, guarda, in effetti è vero, perché a volte si dà per scontato, invece bisogna sottolinearlo quando una persona insomma al di là che faccia poi il suo lavoro ma lo fa egregiamente, perché no, perché insomma aiuta anche, certo, no? Nel senso, anche la propria autostima, insomma, fa sempre piacere. Assolutamente. Io che mi sento presa in casa, però ci tengo a dire che la persona è fondamentale, l'ambiente è diciamo che però è quello che poi ti porta a lavorare meglio, ad avere risultati, perché senza di quello, insomma, da soli non si fa nulla. Brava. Quindi io vi ringrazio, ma rilancio, perché è la forza del gruppo quello che fa i risultati. È vero, il concetto di squadra. Elena. Assolutamente sì. Oggi, eccoci. Oggi nuovamente siamo qui per comunicare il prossimo evento al MIP. Ci so che ci sono un sacco di novità, quindi insomma voi siete sempre al lavoro. E allora cosa accade? Raccontaci tutto. Ne abbiamo sempre tante, lo sai, no? Al MIP noi non ci fermiamo mai. Ma oggi vogliamo parlare di un evento particolare che abbiamo già fatto, di cui abbiamo già fatto una prima edizione a fine 2019. Poi è successo tutto quello che è successo, ma siccome andò talmente bene e fu talmente bello, che abbiamo deciso di rilanciarlo ora, quindi 6, 7, 8 maggio, venerdì pomeriggio, sabato e domenica, faremo uno Startup Weekend. Quindi un evento che è un Tech Startup Weekend, format di Google, è uno degli eventi più famosi al mondo per le startup e appunto a Firenze accoglieremo la seconda edizione. È un format che prevede in un pomeriggio e due giornate, quindi appunto proprio l'intero weekend, di formare dei team attorno a delle idee, di creare dei prototipi e di validare le proprie idee, quindi di fare in un momento concentratissimo quello che il MIP fa in un percorso molto più lungo, però proprio per dare maggiore conoscenza di quello che facciamo noi e soprattutto di dare maggiore consapevolezza ai ragazzi, ai giovani, che in questo caso saranno non mi piace molto come parola, però i portatori di idee, no? Coloro che hanno tanta creatività e tanta fantasia, portano le idee, e quindi fare capire loro come veramente si può in breve tempo capire se un'idea è possibile portarla avanti, quindi comunque arrivare al prototipo e quindi andare avanti oppure fermarsi o prendere altre direzioni. La volta scorsa questo evento aveva una veste generalista, nel senso che era multisettoriale. Adesso è sempre più importante che noi ci soffermiamo anche su quello che sono i problemi anche del nostro pianeta. Quindi per salvaguardare il pianeta che cosa dobbiamo fare? Quindi sostenibilità, e siccome è un evento che si svolge a Firenze, la vocazione, una delle vocazioni principali della nostra città è il turismo, per cui tema turismo sostenibile. Abbiamo già incominciato a diffonderlo, a raccontarlo, e abbiamo già tantissime aziende, partner, abbiamo il patrocinio del Comune di Firenze, del Sindaco, patrocinio di Camera di Commercio e patrocinio di Confindustria Firenze. Quindi diciamo che insomma è una cosa importantissima per la città. Che altro dirvi? Si svolge brevemente in questo modo: il venerdì pomeriggio appunto si raccontano le idee, tra l'altro ci saranno persone sicuramente, come già avvenuto la volta scorsa, che vengono anche da fuori Firenze, ma si lavorerà per avere delle ricadute nel territorio. Abbiamo, lo voglio nominare, un carissimo amico che è Massimo Ciaglia, che è uno startup romano
Anche un guru che scrive libri verrà insieme a metterli insieme ora forse, ma so che Cecilia Del Re è molto smart e sprint in queste cose, stavo dicendo, all'apertura che verrà fatta dall'assessore Del Re metteremo anche comunque dei guru delle startup italiani, quindi ricordo Massimo Ciaglia e Mario Moroni che saranno con noi. Tutti i nostri mentor, tutti quelli che hanno già dato in tantissimi la disponibilità per seguire i team, appunto a lavorare in corsa, a realizzare il prototipo in corsa e il pitch. Questo è appunto un pochino così detto in pochissime parole, poi magari do la parola anche a Yolanda che essendo della comunicazione c'ha più... La Oddio. Parola più facile, dai. Un fardello. No, guarda, io invece ti confermo, sono della comunicazione, ma mentre parlavi l'unica cosa a cui pensavo è che Eva, passami il termine, è un evento, è una figata pazzesca. te lo passiamo il termine, nel senso che è davvero un'occasione. La definisco una maratona, no? 54 ore, perché si parte il venerdì pomeriggio e si arriva poi la domenica sera. Però succede durante è un evento in cui succedono cose, si sprigiona energia, entusiasmo e lì dove appunto noi cosa chiamiamo a fare? Noi insomma svolgiamo questo evento tendenzialmente è aperto a tutti, non ci sono limiti d'età, ma invitiamo a riunire idee, innovatori, appassionati, quindi insomma non possono che accadere cose belle ed entusiasmanti. Io in particolare faccio un continuo, insomma, completo quello che Elena stava già dicendo sulla base proprio dell'operatività. Mi soffermerei sull'utenza, nel senso che è un evento, è un format di Google, portato ovviamente ormai ha superato le 7.000 edizioni, è tenute in più di 150 paesi e tra questo uno è Firenze, dove per la seconda volta nella storia, diciamo, è stato organizzato da qui alle Murate su iniziativa della Scuola di Scienze Aziendali e delle Murate di Apark, e quindi insomma ci sentiamo anche portatori, no, di questa mission. È un evento tra l'altro che è nato su iniziativa ovviamente è di derivazione americana, nasce in Silicon Valley, quindi con tutto diciamo la spinta di innovazione che arriva. È stato poi declinato, noi come diceva Elena l'abbiamo destinato a un settore fondamentale, molto importante per la nostra città, e non possiamo che farlo però in chiave di sostenibilità, perché ormai insomma non possiamo più esimerci. Chiamiamo quindi appassionati innovatori, chiunque ha un'idea di business o semplicemente appunto la volontà di voler incrementare e aumentare le proprie competenze, perché è un'occasione, Eva, è veramente un'occasione per lavorare sul lato pratico, perché è un format che richiede solo operatività, interazione, e quindi è un'occasione per mettersi alla prova e quindi per spingersi sempre oltre, no? Ecco perché richiama energia, si sviluppa, perché richiama insomma persone che mirano a essere proattivi. Qualsiasi, non c'è limite d'età, quindi dagli studenti, dalle superiori in su, ed è, io ecco, do qualche informazione. Durante uno di questi eventi nel tempo sono nate anche, cioè diciamo, nasce come un evento alla fine ludico, di intrattenimento, però è un'occasione, quindi dalle occasioni non si sa mai che cosa si può ricavare. Io ricordo che da un paio di startup weekend sono nate oggi aziende che esistono come Easy Taxi, che è una delle app più importanti al mondo per la prenotazione di taxi, Zapier, qualcuno sicuramente insomma in Italia e in Europa esiste, è un'app che esiste oggi ed è una che insomma per chi fa il mio mestiere o chi ha a che fare con la tecnologia è un'app che risolve gran parte dei problemi, perché integra, fa comunicare software diversi, quindi questo per dire la portata dell'importanza di un evento che può sembrare insomma un evento così senza nessuna utilità, ma che in realtà va proprio a stuzzicare la creatività e quindi non può che far bene.
Grazie, posso grazie. Aggiungere, sì, Elena, vai. Eva, che è proprio una full immersion nel mondo delle startup. Infatti, in queste 54 ore noi staremo tutti insieme, tutti coloro che vorranno partecipare, saremo appunto nel complesso delle murate. Speriamo sia bel tempo, così potremo usare anche le nostre piazze, che sono bellissime. Per cui anche consumeremo i pasti insieme, dalla cena del venerdì sera alla colazione, pranzo e cena del sabato, colazione e pranzo della domenica. E come sappiamo, questi momenti, no, sono quelli in cui poi veramente ci si scambia, ci si contamina, si raccontano tante cose, no? E la gente ne esce sempre e comunque arricchita nello scambio con gli altri. Perfetto, grazie, grazie davvero ad Elena Nanni, grazie per essere stata con noi, a Olanda Castellana, e chiaramente buon lavoro a tutte, ci risentiamo giovedì prossimo. Sì, assolutamente sì. Ricordo naturalmente a tutti quanti che potete seguire comunque le pagine social Facebook, Instagram, LinkedIn di Murateria Park per seguire tutti gli aggiornamenti su questo prossimo evento che si terrà, ricordiamolo, alla sede di Murateria Park in Piazza Madonna della Neve 8 dal 6 all'8 maggio. Grazie ancora, noi andiamo in pubblicità e poi torniamo con il tema del GR del mattino.